partire dagli inizi, dalla seconda metà dell'Ottocento, Savona subisce un fortissimo fenomeno di industrializzazione con l'arrivo di capitali e di personale direttivo direttamente dalla Savoia, da Torino, dalla Francia e nel volgere di breve tempo, pochi anni, qualche decennio al massimo, la città cambia completamente volto. Da una città che era un borgo marinaro, Savona nell'arco di di un paio di decenni diventerà il secondo porto per traffico di merci a livello nazionale. La nascita di tutte queste piccole grandi fabbriche, opifici, stabilimenti, industrie porta sì anche a un ripopolamento della città che nell'arco di un secolo vedrà quadruplicarsi la sua popolazione. La Savona del 1900 è una Savona che conta 40.000 abitanti. La vita all'interno degli stabilimenti di allora, non solo alla Tardi e Benec, che è la più grossa fabbrica esistente a quel tempo, che dà da lavorare a 1.700 persone, comporta anche poi delle problematiche di carattere sociale. Spesso e volentieri veniva richiesto ai lavoratori che già lavoravano 10, 11, 12 ore di fare degli straordinari e questo comporta inevitabilmente dei problemi. E a poco gli operai che lavorano in questi stabilimenti cominciano ad accostarsi a ideologie politiche. All'inizio cercano soprattutto i repubblicani a Savona, con la nascita delle prime società di mutuo soccorso, di guidare un po' anche in funzione paternalistica la nascita di questo primo movimento operaio. Poi però avviene anche qualcos'altro, arrivano dalla Toscana a lavorare nelle fabbriche. Questi toscani che arrivano sono bacuniani, sono persone che hanno avuto già un approccio all'ideologia anarchica. E quindi a poco queste idee cominciano a circolare. Circolano le idee di Marx, naturalmente, ma a Savona in particolar modo sono privilegiate le idee proprio anarchiche. Siamo negli anni successivi, la seconda metà degli anni 80 dell'Ottocento. Viene costituito a Savona una prima sezione del Partito Operaio Italiano e questa sezione, che ha sede in Via Pia, prende il nome di Fascio Operaio di Savona, ha una bandiera rossa e nera, e i suoi capi sono due anarchici, sono Angelo Moneta e Giuseppe Cava, che è un ragazzo di 17-18 anni che lavora anche lui all'Ilva. Questo Giuseppe Cava poi è colui che, lavorando alla Tardi e Bene, che all'epoca si chiamava, subisce come altri operai purtroppo un incidente e all'età di 18 anni, nel 1888, a causa di questo incidente, perde addirittura una gamba. Il 1888 è l'anno anche del primo grande sciopero che viene a essere attuato nella città di Savona. Nella serata del 19 di agosto si sono riuniti presso la sede della Fratellanza Operaia un gruppo consistente di operai, hanno deciso, 400, di scendere in sciopero fin dal giorno successivo. Ha avuto inizio così una settimana di protesta. All'inizio sembra di questa protesta che siano tutti uniti. Poi in realtà poi, quando si riuniscono al Politeama Garibaldi, che si trovava all'epoca in Corso Mazzini, di fronte alla fortezza del Priamar, ci sono già da subito si evidenziano le prime divisioni. Fatto è che poi nei giorni successivi, prima alcune centinaia e poi tutti alla fine, una settimana dopo, al 27 di agosto del 1888, tutta la massa degli operai ritorna al lavoro. I mesi successivi vedono una progressiva crisi,
alla Tardi e Benek, ma anche in altri stabilimenti cittadini, si cominciano ad avere dei licenziamenti, licenziamenti che diventano molto, molto più importanti dopo il 1890-91, quando a partire dall'aprile del 1890 fino al gennaio del 1891 si ha il fallimento di tre grossi gruppi bancari savonesi, che sono il Banco dei Fratelli Giusti, il Banco Ponzone Astengo e il Banco dei Fratelli Forzano. Questi tre fallimenti sono molto importanti per la storia della Tardi e Benek perché la Tardi e Benek aveva praticamente dei soldi che aveva dato alla banca di Angelo Ponzone e Ponzone che era stato sindaco di Savona e che fugge all'estero. E quindi si giunge poi al tracollo della stessa Tardi e Benek che al 1 febbraio del 1892 deve far fallimento, il Tribunale di Savona ne dichiara sostanzialmente il fallimento. Questi licenziamenti così importanti che si hanno per tutto il 1890-91, che interessano, ripeto, non solo la Tardi e Benek, ma anche moltissimi altri gruppi industriali savonesi, grandi e piccoli, ma anche tante altre famiglie che si erano arricchite in quel volgere di pochi anni dopo l'unità d'Italia, fa sì che poi nella primavera del 1891 a Savona ci sia una situazione esplosiva, perché c'è una grande massa di popolazione che è priva di lavoro, che si ritrova in miseria. Una sera, il 31 di maggio del 1891, partendo da un episodio minimo che è una rissa in un locale di via Pietro Giuria, in un'osteria, arrivano i carabinieri che devono arrestare due persone che appunto sono state protagoniste di questa rissa, gli altri avventori del locale prendono le difese di questi due personaggi e attaccano le forze dell'ordine. All'ingresso di questi due signori all'interno della caserma arriva in via Pietro Giuria un gruppo di altre persone molto consistente che in parte sono familiari dei due arrestati, ma in parte sono amici, sono conoscenti. Cominciano a gridare chiedendo la liberazione dei due arrestati. E qualcuno a un certo punto comincia a tirare le pietre contro le finestre della caserma dei carabinieri. E qualcuno tira anche qualche colpo di fucile. Fatto è che dalla caserma si risponde al fuoco e ne nasce un'autentica battaglia. In quella serata, a quel punto, arriva altra popolazione, altri operai, altra gente che era con l'animo focoso e aveva voglia di menare le mani. Fatto è che fino alla mezzanotte si hanno degli scontri armati in tutta via Pietro Giuria fino in piazza Giulio II. Questi episodi continuano anche nei 2 giorni successivi, quindi abbiamo 3 giorni, dal 31 maggio 1891 fino al 2 giugno. I giornali parlano della 3 giorni di Savona. E sono 3 giorni durante i quali avviene di tutto, si susseguono gli assalti alla caserma dei carabinieri fino a che a un certo punto non arrivano da Genova rinforzi, arrivano altri carabinieri, altre regge guardie, ma soprattutto altri soldati. A Savona viene proclamato il coprifuoco, la città viene posta praticamente sostanzialmente in stato d'assedio. Il sindaco Cassinis fa affiggere un manifesto in città in cui si chiede ai savonesi di ritornare alla calma e vengono operati decine e decine di arresti, tanto che gli arrestati alla fine superano in numero il centinaio. Tutti i capi del fascio operaio di Savona cominciano a essere schedati. Non dimentichiamo che quel 1º maggio
del 1891, quindi un mese prima, a Savona si era avuta anche la prima manifestazione del 1 maggio. Proprio grazie all'opera di Angelo Moneta e di Giuseppe Cava, invece si era celebrata in maniera abbastanza, potremmo dire, ruspante, nel senso che avevano portato nell'odierna Piazza Mameli, sul lato fiancheggiante l'odierna Banca d'Italia, un tavolo, erano saliti sopra il tavolo e avevano arringato la folla. La folla che era di poche decine di persone, non dobbiamo pensare a una grande manifestazione assolutamente, però quello era stato un segnale importante. Poi è avvenuta questa rivolta popolare. E appunto i capi del fascio operaio vengono schedati fino a che nel 1894 abbiamo a partire dalle prime settimane dell'anno, una serie di arresti che avvengono in concomitanza con le operazioni che il governo Crispi porta avanti contro i fasci siciliani e contro gli anarchici toscani. E quindi abbiamo una serie di arresti che in città, ma anche nella vicina Genova, contro in principal luogo contro gli anarchici. E tra gli arrestati ci sono i capi della cellula anarchica di Savona, alcuni di questi riescono a fuggire, come Giuseppe Cava, che scappa prima in Francia, poi in Germania, poi in Svizzera, poi rientrerà in Italia e verrà arrestato e dopo essersi fatto 6 mesi di galera finirà al confino qualche anno, ma soprattutto a novembre del 1894 viene arrestato mentre si trova seduto in un locale di via Paleocapa Angelo Moneta, che è proprio il capo effettivo del movimento degli anarchici. Quindi la cellula anarchica viene smantellata, abbiamo questa serie di arresti e praticamente a partire da quel momento la presenza degli anarchici a Savona, che continuerà sicuramente anche negli anni successivi, però non sarà più così forte e così predominante come lo è stata negli anni 80-90.